Guardate che struttura che ha. Signori, buongiorno e bentornati alla mia cucina. L'altra sera stavo parlando con una ragazza nei direct su Instagram. Ci ha messo a parlare un attimo e le ho chiesto quale fosse il suo dolce preferito. Lei mi ha risposto una risposta che io onestamente non mi aspettavo. Pensavo mi dicesse tiramisù, cheesecake o roba col pistacchio, una roba abbastanza comune. Salta su, mi fa la torta di rose. Non mi aspettavo, giuro, una risposta del genere. Le ho chiesto: ma ti piace normale? Ti piace? Hai qualche richiesta in particolare? Io non le ho fatto capire che l'avrei fatta. Mi fa: no, 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 normale, quella classica. E quindi oggi, signori, può essere una dedica romantica dell'anno 2000? Può essere. Ma semplicemente mi sono reso conto che non ho mai fatto la torta di rose sul canale. E quindi è un'occasione buona per farla. Signori, oggi facciamo una torta di rose classica, ma stagionale. Capirete più avanti perché è stagionale. Cominciamo con la lista della spesa. Prepareremo il pan brioche, quindi se avete bisogno di una ricetta collaudata, fidata e certa al 2000% che farete una figura eccelsa, provate questo, che è la ricetta che ci hanno dato a scuola e io, onesto, un pan brioche così buono e soffice non l'ho mai sentito. Cominciamo immediatamente con la lista della spesa, partiamo con la lavorazione, partiamo con la prima lievitazione e poi vi racconto del ripieno. Lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, come ogni volta, se anche tu vuoi ricevere una dedica di un dolce, iscriviti al canale accendendo la campanella per supportare il video, per non perderti le prossime ricette e per recuperare quelle scorse. Lascia un mi piace e commenta scrivendomi qual è il tuo dolce preferito e può essere che te lo dedico. Lista della spesa. Allora, la lista della spesa è questa, ma saranno due introduzioni. La prima parte che introdurremo in planetaria saranno 230 grammi di una farina 00, ma una farina con almeno, rega, 12 grammi di proteine, perché l'impasto è abbastanza grasso e se non usiamo una farina forte difficilmente viene su. 10 grammi di lievito di birra fresco, 2 uova da 50 grammi, mi raccomando, sono 100 grammi di uovo, 16 ml di latte e 15 grammi di miele. Una volta che avrà strutturato questo, introdurremo 66 grammi di burro morbido, vedete, a temperatura ambiente, altri 16 ml di latte, 25 grammi di zucchero e 4 grammi di sale. Prima di cominciare, solito disclaimer: l'impasto viene tranquillamente a mano, dovete impastare parecchio però perché c'è abbastanza burro. Io ce l'ho, la sfrutto. Vado a impastare in planetaria. Se non avete la planetaria, viene tranquillamente anche a mano. L'importante è che lavoriate come si deve. Mi raccomando, dovete ottenere un bel panetto perché sennò non cresce. E se mentre lo impastate vedete che fate fatica, vedete che diventa caldo l'impasto, vedete che è inlavorabile, lo coprite e lo mettete 10 minuti in frigo. Il freddo più il riposo vi darà una mano a strutturare l'impasto. E vedrete che riuscirete a chiuderlo 100%. Le polveri con il lievito, il miele, uova, latte e lavoriamo con la foglia. Lavoriamo finché tutto non sarà ben strutturato. A questo punto togliamo la foglia, aggiungiamo il gancio e introduciamo gli altri ingredienti. Lavorate l'impasto, la prima parte, a lungo. Dovrete ottenere un bel panetto uniforme, asciutto, vedete? Una bella forza, perché sennò adesso farete fatica. Adesso gancio, zucchero e sale in due battute, e poi latte e poi burro. Una parte di latte, aiutiamo a sciogliere lo zucchero e il sale. Seconda parte, entro con l'altro latte e lo facciamo lavorare fino a completa incordatura. Dopo circa 5-7 minuti, vedete, noi avremo un composto bello unito. Adesso continuiamo a lavorare, introduciamo il nostro burro morbido un ciuffo alla volta e facciamo assorbire. Dopo più o meno un quarto d'ora, noi abbiamo tutta la pasta qua, boccale pulito. Facciamo un controllo della maglia, è bella maglia che abbiamo. Giro di pieghe. Mettiamo la nostra pallina in un luogo caldo, io lo vado a mettere nella mia camera di lievitazione, che se non l'hai visto trovi il video sul canale, cerco di ricordarmi, te lo metto qui, a 24-25 gradi, comunque al caldo, finché non crescerà di volume, sarà bella da vedere, ci metterà un'ora e mezza, due, dipende un po' da quanto l'abbiamo lavorato, da quanto siamo stati bravi, dalla temperatura che abbiamo. Crescerà e a quel punto lì andremo a fare la nostra pallina. Ci vediamo tra un po'. Signori, passati più o meno 2 ore, 2 ore e mezza, il nostro composto è bello che è raddoppiato. Andiamo a staccare e lo portiamo sul piano. Allora,
allarghiamo leggermente con le mani e poi lo allarghiamo con il mattarello, ottenendo un rettangolo. Teniamo uno spessore, vedete, di un paio di millimetri circa. Abbiamo circa 34/36 centimetri di lunghezza. Lo copriamo un attimo e andiamo a preparare il ripieno. Il ripieno, come avevo detto prima, è abbastanza tanto tradizionale ma stagionale, perché gli voglio andare ad aggiungere all'interno degli agrumi. Gli vado ad aggiungere della scorza di mandarino, della scorza di arancia, della scorza di cedro. Gli potete aggiungere un po' quello che volete. Io ho un debole per gli agrumi, mi piacciono un sacco. Trovo che danno una freschezza unica al prodotto e che invogliano a mangiare il boccone successivo. La base sarà burro, 60-70 grammi di zucchero a velo, un baccello di vaniglia e la scorza di agrume. Tagliamo la vaniglia, preleviamo la polpa e la mettiamo nel burro. Scorza di arancia, mi raccomando solo l'arancione, scorza di cedro o di limone e scorza di mandarino. Zucchero a velo, 70 grammi, e con il nostro burro pomata andiamo a mescolare, ottenendo una consistenza, vedete, bella morbida e spatolabile. Prendiamo la nostra pasta, andiamo a schiacciare sulla fine creandoci un lembo che ci aiuterà nella chiusura e farciamo l'interno. A questo punto andiamo ad arrotolare sfruttando il lato lungo. Io vado a utilizzare uno stampo del 19, togni circa 5 cm, vado sotto con un filo, faccio combaciare, colpo secco e noi abbiamo il nostro rotolino. E lo vado a disporre distanziato da base, distanziato dagli altri, perché adesso crescerà e crescerà anche in cottura. Facendo così noi non rischiamo di schiacciarlo, ma riusciamo a reciderlo da tutti i punti. L'unica cosa è tiriamo dalle parti opposte, colpo secco, lo recidiamo e non lo tagliamo, non lo schiacciamo, facciamo un gran lavoro. Copriamo e lasciamo lievitare un'altra oretta. Dopo circa un'oretta e un po', questa è la nostra meraviglia. Adesso io qua ho una soluzione di latte e tuorlo in proporzioni 2:1, due parti di latte e una parte di tuorlo. Andiamo a spennellare la superficie e l'andiamo ad infornare in forno caldo a circa 180 gradi, dandogli una leggera spruzzata di vapore che aiuterà lo sviluppo. Questa soluzione qua dappertutto, ma non troppo, se no sa di frittata. Sopra, oramai sapete che amo il contrasto, un pizzico di sale in fiocchi, ma proprio poco, giusto per andare a smorzare la dolcezza. E lo inforniamo a 180 gradi per, vi direi, un 15-18 minuti circa, con due spruzzatine di vapore. E dopo circa 20 minuti, questa è la nostra torta di rose. Andiamo a spennellare la superficie con uno sciroppo che lo luciderà, con una parte 1:1 di zucchero e acqua. Sono 30 grammi di zucchero e 30 ml di acqua. La renderà lucida e luminosa. E la facciamo raffreddare un attimo. Guarda che differenza. È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Guardate che struttura che ha. È deliziosa e quel punto di sale in superficie ci sta divinamente. Morbida, tanto burrosa, c'è un gran buon profumo di agrume, mandarino, arancia. Sa tanto di agrume e alleggerisce quasi, si sente tanto la vaniglia, tanto nella salsa. Questa è una crema inglese, potete servirla con della panna montata, potete servirla come volete, con una salsa a fianco. Diciamo che va a renderla ancora più golosa e a ricordare molto lontanamente la scarpetta del pane, la scarpetta con cornetto e cappuccino. Ci sta bene. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente: che il tempo vola via. Addio, addio amici, addio. Il video è finito e noi ci dobbiamo lasciare, come diceva il buon vecchio Bear nella grande casa blu. Se tu non sai di che canzone stessi cantando prima, o sono vecchio io o sei tanto giovane tu. Signori,
Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento, che vi abbia intrattenuto, vi abbia trasmesso anche solo una cosa, semplicemente nel tagliare con il filo. Se volete la ricetta della crema inglese, se volete la ricetta della una salsa d'accompagnamento, scrivetemelo qui sotto, che magari o vi lascio direttamente, rispondo al commento, vi lascio le dosi, oppure vi faccio una ricetta a parte, oppure vedo di fare il video come farla. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi invito, se ancora non l'avete fatto, voi non costa nulla. Per me e per noi creator è una bella pacca sulla spalla da gratificazione. Vi invito ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornati sugli scorsi. Lasciare un cuoricino e commentarmi qual è la tua ricetta del cuore, che sarò lieto di fartela. Ciao!